Bentornati. Strumento interessante quello di oggi, abbiamo appena visto la bacchetta magica, ma sotto questo strumento troviamo anche lo strumento selezione rapida. Questo è uno strumento che potremmo quasi definire di disegno e di selezione mista, nel senso che ci permette, pitturando sulla nostra immagine, di andare a selezionarla in base alla luminanza e alla crominanza. In parole povere, questo strumento capisce che lo soggetto su cui stiamo pennellando è di un colore diverso rispetto allo sfondo e ci va a selezionare soltanto le parti su cui andiamo a pennellare. Ovviamente, se questa ragazza fosse stata posata su uno sfondo complicato, la selezione non sarebbe andata via altrettanto liscia. Vedete che in un attimo abbiamo una selezione abbastanza precisa e possiamo andare a rifinirla qualora ci siano degli errori. Questo pennello può anche essere variato di dimensione, io adesso l'ho impostato su una dimensione che va già bene, ma dipende dalla vostra immagine. Ecco, vedete che in pochissimi click abbiamo finito la nostra selezione, possiamo tenere premuto il tasto Alt per sottrarre delle parti, come in questo caso, e abbiamo praticamente già finito. Questo è uno strumento particolarmente utile quando, per esempio, lo strumento bacchetta magica fallisce. Vediamo in questo caso come si sarebbe comportata la bacchetta magica. Vediamo che selezionando il bianco, qui abbiamo un lieve errore da parte della bacchetta magica, errore che, come abbiamo già visto, lo strumento selezione rapida non fa, perché nel momento in cui andiamo a selezionare questa parte, lui è più preciso. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video vi sia servito e ci vediamo alla prossima.